Abbiamo lanciato da poco un nuovo servizio, le videoconsulenze. Vi spiego di che si tratta. Se volete ricevere chiarimenti o spiegazioni, mandatemi un video al numero che vedete in sovraimpressione e io vi risponderò postando sia il vostro video che la mia risposta su questo stesso canale. Un'occasione in più, insomma, per avere un avvocato di fiducia a portata di mouse. Il viaggio di oggi nel mondo del diritto italiano risponderà invece a una nuova e interessante domanda. Si può rifiutare di firmare un verbale? Immaginate che una pattuglia della polizia vi fermi per contestarvi una multa stradale, o che magari un controllore del treno vi scopra senza biglietto, o che l'ufficiale giudiziario arrivi a casa vostra per fare un pignoramento. In tutti questi casi la trasparenza impone al funzionario della pubblica amministrazione di redigere un verbale e consegnarne copia al cittadino. Il cittadino è tenuto a collaborare? Abbiamo visto che la resistenza passiva a pubblico ufficiale non è reato. Di qui la domanda: il trasgressore si può rifiutare di firmare il verbale? Lo scopriremo subito dopo la nostra sigla. Intanto iscrivetevi al canale, se non lo fate, come farete a vedere le risposte ai vostri interrogativi legali? Siamo abituati a pensare al pubblico ufficiale come a un soggetto a cui non si può mai dire di no e che l'eventuale rifiuto possa costituire un reato. Ma è davvero così? Cerchiamo di fare il punto della situazione. Per comodità, qui di seguito ci riferiremo al rifiuto di firmare il verbale di una multa stradale, ma il discorso può essere esteso a qualsiasi altro atto. Il verbale di un pubblico ufficiale è ciò che si definisce un atto pubblico, che significa che fa piena prova di ciò che dentro c'è scritto. Piena prova fino a quando non la contestate con una causa apposita, peraltro molto difficile da vincere, che si chiama querela di falso. A dispetto del nome si tratta di un giudizio di tipo civile, volto a dimostrare che il pubblico ufficiale non ha detto la verità. Il fatto che il verbale sia un atto pubblico e faccia piena prova di ciò che in esso è riportato non significa che per produrre effetti necessiti anche della firma del cittadino, ad esempio quella del trasgressore del codice della strada. Difatti il verbale è già perfetto e completo con la semplice sottoscrizione del pubblico ufficiale. Di null'altro v'è bisogno per conferirgli il massimo valore di autenticità. E dunque la firma del privato non costituisce accettazione del contenuto del verbale, ben potendo questi contestarlo dinanzi al giudice nonostante la sottoscrizione nei termini previsti dalla legge, ossia 30 giorni dalla contestazione. E allora, se questa firma non è necessaria, perché il poliziotto la chiede al trasgressore? La sottoscrizione serve solo per dimostrare l'avvenuta notifica, ossia la consegna del verbale al suo diretto interessato. Come detto, infatti, il verbale va consegnato in copia al cittadino affinché lo controlli e possa decidere se impugnarlo o meno. Si tratta quindi di una firma per ricevuta e non per accettazione. Allora tiriamo le somme di ciò che abbiamo detto sinora. Il conducente che, fermato dalla polizia per una contravvenzione, si rifiuta di firmare il verbale e di ricevere la copia, non commette alcun reato, non può essere inquisito o querelato magari per oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale, anche se il suo tono è categorico e perentorio. L'unica conseguenza di tale comportamento è che il verbale gli verrà notificato a casa con addebito delle spese di spedizione. Insomma, il cittadino fa un danno solo a se stesso perché poi dovrà pagare il costo della raccomandata. E se invece firma, non si pregiudica affatto perché non sta ammettendo di aver sbagliato, ma sta solo dicendo che ha preso in mano una copia del verbale. Attenzione però! Chi non firma il verbale ha una chance in più per farla franca, vi spiego subito il perché. Il primo vantaggio che trae l'automobilista che rifiuta di firmare e quindi la consegna del verbale è l'allungamento dei termini per l'opposizione in tribunale, che abbiamo detto essere 30 giorni. Termini che decorreranno quindi non più da quando la multa gli viene data dal vigile all'atto dell'infrazione, ma dal successivo ricevimento dalle mani del postino che gli consegna la raccomandata a casa. Qui si aggiunge però un importante tassello. Questa raccomandata va spedita entro 90 giorni dall'infrazione. Se qualcosa va male negli uffici e la polizia dimentica o fa tardi, allora il verbale è illegittimo e può essere annullato. Insomma, al costo di 15 euro per le spese di notifica, si può sperare di invalidare l'atto. Potrebbe infine succedere che l'automobilista accetti la copia del verbale consegnatogli dalla polizia, ma ciò nonostante non firmi l'originale per ricevuta. In questo caso il verbale non gli viene neanche spedito a casa, infatti basta la semplice consegna della multa per completare il procedimento di notifica. Sarà il pubblico ufficiale ad attestare di aver dato copia del verbale al destinatario e la sua dichiarazione, come detto, fa fede. Da questo momento decorrono i termini per impugnare la contravvenzione. Come infatti chiarito dalla Cassazione,
con o senza la firma dell'automobilista, il verbale con la contestazione della contravvenzione, eventualmente elevata dalla pattuglia della polizia per violazione del codice della strada, si considera ugualmente notificato con la consegna a mani del conducente e se questi dovesse anche rifiutare di riceverlo, la multa gli verrebbe notificata a casa con le spese di spedizione. Risultato? Non cambia nulla e la contravvenzione si considera ugualmente conosciuta. Per oggi è tutto, ora vi passo la linea. Commentate questo video, fatemi sapere che ne pensate e soprattutto mandatemi i vostri video in cui anche voi dite questa è la legge. Caro Angelo, è proprio vero. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.